i provvedimenti emergenziali non si facevano né alle targhe esterne né ai blocchi del traffico, che tra l'altro hanno dimostrato, come dire, la loro identità in questi giorni. Vuol dire che non ci saranno mai più targhe alterne e blocchi del traffico, che rimarranno, come dire, alla libera scelta dei sindaci. Un'altra cosa riguardo alla velocità che dovrà calare di 20 km, alla temperatura delle caldaie degli edifici che dovrà calare di 2 gradi, si pone poi dopo il problema dei controlli. Chi controllerà e soprattutto ci saranno delle sanzioni? Questo è un problema che riguarda soprattutto i sindaci, no? Perché noi l'abbiamo visto in città, chi controlla che la targa sia dispari o pari, chi controlla che le macchine funzionino, le caldaie, chi le controlla? Allora, sulla prima parte rispondo io. L'ho detto in apertura. Questo è un decalogo che abbiamo stabilito fra associazione dei comuni e i sindaci delle città metropolitane che erano presenti questa mattina. Tra l'altro c'erano i rappresentanti di tutte le regioni principali che sono soggette all'emergenza. C'era l'assessore di Milano, l'assessore Malan, c'era l'assessore di Bologna, c'era il comune di Torino, c'era il comune di Firenze, quindi c'erano gran parte dei comuni italiani, ma soprattutto c'erano, ripeto, quelli interessati all'emergenza. Questo decalogo io invito i comuni a seguirlo, cioè l'indicazione del governo è di seguire questo decalogo. Poi è chiaro che l'accordo che facciamo questa mattina non ha valore giuridico, non può superare la legge. La legge lascia in capo ai sindaci la decisione di prendere le misure che ritengono opportune. Se lei mi chiede cosa mi aspetto io mi aspetto che dalla prossima volta non ci sia più la Babele dei provvedimenti, perché quello è quello che sconcerta anche i cittadini. La sera ognuno di noi che abita in quelle città, compreso me, si deve chiedere: domani ci sono le targhe pari? Mia moglie mi dice: no, ci sono le targhe dispari. Si alza mio figlio e dice: no, ho guardato su internet, c'è il blocco del traffico. No? Ecco, io vorrei che queste cose non ci fossero più, che noi sappiamo che quando scatta l'emergenza quelli sono i provvedimenti, anche perché la gente si abitua. Cioè, io spero davvero che la gente non si abitui, perché spero che non ci sia più l'emergenza. I provvedimenti strutturali vanno in quella direzione, quindi mi auguro proprio che non vadano mai in vigore, no? Che domani venga il vento, venga a piovere, che non dobbiamo neanche mettere in atto. Ma se per caso dovessimo mettere in atto, sappiamo che abbiamo un decalogo condiviso, ragionato anche da un punto di vista scientifico coi tecnici e condiviso da gran parte dei comuni. Insomma, a una grande emergenza noi abbiamo risposto con una grande alleanza, e io credo che da domani ci sarà più sicurezza nei cittadini sulle manovre che devono adottare, e ci sarà la possibilità con interventi strutturali affinché l'emergenza non si ripeta più. Credo che questo sia davvero un grande successo da riconoscere alle regioni, ai sindaci e anche al Ministero dell'Ambiente. Beh, anch'io. Se ce l'ha. Ci abbiamo sempre il solito tema. E basta, dopo le domande non posso più rialzare. Ma mi pare che la seconda parte della domanda si può rispondere in modo chiaro, cioè si mettono in campo gli strumenti di controllo e anche gli strumenti sanzionatori che sono nelle potestà dei sindaci e che già vengono applicati, perché già oggi ci sono dei limiti di velocità nella città. Nel momento in cui si faccia un'ordinanza che dice che in certi giorni e in certe aree il limite di velocità si abbassa, chi lo viola è esposto alle sanzioni e alle multe, esattamente come oggi, con gli strumenti sanzionatori di controllo. E lo stesso riguarda diciamo, i limiti di riscaldamento, perché anche adesso ci sono dei limiti. Cioè, quindi, diciamo, ovviamente gli strumenti di controllo e di sanzione che sono, dire, che già, di cui già i comuni dispongono, saranno utilizzati anche di fronte per garantire l'osservanza delle misure che qui sono indicate. E sono indicate, e l'ANCI, sottoscrivendo il protocollo, le condivide, il che significa che noi diamo delle indicazioni che, come dire,
hanno l'obiettivo di orientare e incoraggiare i comuni a muoversi in primo luogo adottando queste misure. Poi, ovviamente, la legge, come è noto, riconosce ai sindaci la sovranità sul territorio del comune nel quale sono stati eletti. È chiaro che poi ogni sindaco continua ad avere nella sua piena disponibilità ogni decisione. Però fino ad oggi noi non avevamo delle linee guida, no? Questo documento determina delle linee guida che, come dire, dovrebbero facilitare l'adozione di misure omogenee, e l'ANCI lavorerà perché sia così. Posso dire una cosa che dopo devo andare? Certo. Siccome io ho il treno, sottolineo il treno, per tornare a Bologna per un impegno istituzionale, volevo dire una cosa su questo prima di lasciarlo. È evidente che ci sono le cose che hanno detto il ministro e il sindaco Fassino, dopodiché noi dobbiamo convincere anche i cittadini che da un lato c'è un elemento che le istituzioni devono incentivare. Per questo io applaudo all'idea che arrivino, si aumentino, si reintroducano. Vi ricordate che le rottamazioni delle auto private tanti anni fa trovarono grande sostegno nei comportamenti dei cittadini che presero quegli incentivi per sostituire una parte del parco macchine. Peraltro, lo dico a proposito di fiducia nel futuro, è anche un elemento che dà una mano all'economia, no? Ma detto questo, è quindi giusto l'incentivazione alla sostituzione di ciò che inquina di più, giuste le politiche per incentivare il trasporto collettivo, in particolare su rotaia, su ferro, giusto dare l'opportunità di risorse, perché ci hanno detto i sindaci che l'hanno provato che è aumentata non di poco l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini, con lo sconto che è avvenuto ad esempio per una tariffa dell'intera giornata, e questo deve servire, ci dicevano anche gli amministratori del sud, per un'area omogenea in tutta Italia. La cosa però che voglio dire è che, come ad esempio sulla raccolta differenziata, in diverse aree del paese la qualità della raccolta, dei sistemi di raccolto ha aiutato, ma anche la sensibilità dei cittadini, che oggi ritengono, rispetto al passato, quel comportamento virtuoso un comportamento virtuoso a prescindere persino da come si muovono le istituzioni. Noi dobbiamo dire a tutti che se vogliamo vincere questa sfida non c'è provvedimento che tenga se la mentalità di ognuno di noi non trova una ragione e un supporto al fatto che comportamenti virtuosi, laddove lo si possa fare, aiutano, come dire, a promuovere un sostegno a meno inquinamento. E credo che noi su questo dobbiamo insistere tutti insieme, e questo non è nemmeno un discorso né di destra né di sinistra, non ha appartenenza politica, proprio un discorso di buon senso che io credo noi dobbiamo fare insieme alle importanti misure che mi pare oggi cominciamo a prendere, come dicevate, tutti insieme. Grazie. Grazie. Vabbè, dai, ce la fa così. Ciao.